Bellissime immagini che arrivano da Colliano, provincia di Salerno. Benvenuti a tutti gli appassionati di ciclismo. State seguendo lo speciale che Star Bikers e TV Media hanno prodotto in collaborazione anche con Mavin Bike e Bike Sport Cicli di Contursi, dedicato alla seconda edizione della Gran Fondo Mountain Bike dei Monti Eremita e Marzano. Come detto, siamo a Colliano, provincia di Salerno, di fronte c'è Oliveto Citra, dove l'associazione dilettantistica ciclistica appunto ha organizzato questa manifestazione su questi splendidi scenari, in collaborazione ovviamente anche con le autorità locali. Tra poco sentiremo anche il sindaco di Colliano, Adriano Goffredo. 162 partenti per questa seconda edizione che si svolgerà in 43 chilometri molto intensi. Abbiamo trovato delle situazioni di fondo molto simpatiche e diverse tra di loro. Scopriremo insieme tra poco nelle immagini che oggi qui ha realizzato il nostro Carmine Bosso lungo tutti i 43 chilometri, quindi come detto di percorso. Fasi iniziali di preparazione alla gara che fa parte di questa tappa di questo campionato, insomma, regionale. Noi però sentiamo subito il sindaco di Colliano. Ed eccoci, siamo insomma con parte della giunta comunale di Colliano, provincia di Salerno. Alle spalle ci sono i fantastici monti che hanno ospitato la seconda Gran Fondo qui a Colliano, con Adriano Goffredo che è il sindaco e che ovviamente immagino insieme a tutta la giunta, tra l'altro tutti i giovani, insomma, appoggiate penso manifestazioni del genere con grande entusiasmo, no? Certamente. Allora, con noi è un grande piacere ospitare questo tipo di manifestazione. Oggi siamo stati piacevolmente invasi da tutti questi ciclisti e per noi ci fa solo piacere, perché in tutto questo noi facciamo conoscere il nostro splendido territorio. Per la nostra amministrazione è di fondamentale importanza lo sport anche come momento di aggregazione e socializzazione. Siamo aperti a queste iniziative in ogni momento. Spero che i ragazzi sono rimasti soddisfatti sia dell'organizzazione, loro e nostra. Siamo sempre a completa disposizione per questo tipo di eventi. Ebbene, grazie quindi ad Adriano Goffredo, la giunta di Colliano, per queste parole. Grazie anche per aver ospitato anche noi. Ci mettiamo in mezzo ovviamente nell'organizzazione di questa bellissima edizione che parte proprio in questo momento. Avete visto il via dei commissari di gara per questa seconda edizione della Gran Fondo di Monti Eremita e Marzano. Vi ricordo, siamo a Colliano, in provincia di Salerno. Bellissimo scenario che si affaccia insomma tra Monti Picentini, poi c'è il Cilento più giù in una fetta di campagna meravigliosa che ospita questa ottava tappa del giro della campagna off-road, che coinvolge tantissimi appassionati e agonisti. E proprio qui stiamo vivendo l'ottava prova in calendario di questo giro, che si associa a tante altre manifestazioni sportive che si svolgono nella nostra regione. In questo voglio dare appuntamento a tutti su motomtbonline.it per vedere e scoprire insomma tutti i dettagli e seguire a fondo quello che accade nella nostra regione, ma non solo, nel sud Italia, per quanto riguarda mountain bike, ma comunque il ciclismo in generale. E ci siamo addentrati durante questa giornata, come avete visto e come state seguendo dalle immagini. Intanto avete visto una prima sequenza di Luigi Ferritto, che è stato il vero mattatore della giornata con il numero uno. Parleremo poi dopo di lui e con lui. Dicevo, ci siamo addentrati con il nostro operatore Carmine Bosso proprio nei boschi che accolgono ogni fine settimana tantissimi appassionati di ciclismo, ma anche di motociclismo. Non per niente il giro di perlustrazione, ma un po' tutta la fase di preparazione di questa giornata è stato anche seguito dal 100% Enduro Team, gli amici che proprio in questa zona della Campania, nostri amici tra l'altro enduristi, che hanno quindi accompagnato e curato un po' tutta la fase logistica del percorso, andando a svolgere anche il giro di perlustrazione la mattina. Li avete visti in precedenza, li ho salutati anche in video, i ragazzi appunto del 100% Enduro Team. Come detto, un fondo 43 chilometri molto vasto, molto vario. Abbiamo trovato diverse condizioni in salita e in discesa, con percentuali di pendenza anche importanti, associati poi, come si vede per esempio in queste immagini, a tratti molto misti, con pietraie,
piccole mulattiere, canaloni, insomma, ci è stata data la possibilità, insomma, di è stata data la possibilità di trovare qualsiasi condizione ai 162 partecipanti, proprio in virtù del fatto che prove di questo genere devono offrire diverse tipologie di ambientazione per un po' mettere, non dico alla frusta, però mettere alla prova poi le capacità di ogni corridore. Devo dire che poi alla fine seguiremo e sentiremo i commenti molto positivi poi che vengono fuori da questa edizione della Gran Fondo di Monti Eremita e Marzano. Sono 13 le categorie in gara, dalla Elite fino alla Master, poi avremo anche la Junior e abbiamo anche la presenza di due donne in gara in questa seconda edizione della Gran Fondo di Monti Eremita e Marzano, che hanno arricchito insomma tutto, tutta la griglia di partenza di queste 162 mountain bike qui a Colliano, vi ricordo siamo in provincia di Salerno. Tra l'altro vi ricordo che se siete promoter o organizzatori di gare del genere potete contattarci attraverso il nostro sito internet starbikes.it per avere una copertura televisiva insomma delle vostre manifestazioni. Quindi vi ricordo che noi siamo più noti per organizzare e seguire attività motoristiche dedicate appunto al motociclismo, che siano sia sportive che turistiche, però ci siamo affacciati anche al mondo delle due ruote, perché poi ovviamente la passione per le due ruote è talmente tanto che col motore o a pedali le sensazioni e le emozioni sono più o meno simili. Scenario fantastico quello di Colliano, di queste due montagne che si sono offerte in tutto il loro splendore. Abbiamo anche avuto un po' di perplessità per le condizioni meteo. In realtà nei giorni precedenti alla manifestazione, ricordiamo che siamo al 3 settembre, e una pioggia insomma più o meno intensa ha accompagnato l'esordio di questo percorso, che quindi si è proposto poi, si è presentato poi diverso rispetto a quello che magari era l'anno scorso o che era rispetto a una settimana fa. Molto compatto il terreno, leggermente scivoloso su qualche punto in pietraia e anche con la presenza di fango, giusto per arricchire e dare un po' di pepe diciamo all'andamento della gara. Voglio ancora una volta citare e ringraziare le aziende che hanno collaborato alla produzione di questo speciale di Starbikers dedicato alla seconda Gran Fondo mountain bike dei Monti Eremita e Marzano qui a Colliano. Mavin Bike, ecco vedete il banner, Mavin Bike Shop molto attivo su Facebook, sulla pagina Facebook, è uno store che trovate a Napoli, a Fuorigrotta, esattamente al Viale Kennedy, e poi Bike e Cicli Sport con il loro sito bikesportweb.it, a Contursi, specializzato ovviamente in tutte le attività dedicate al ciclismo. Torniamo con il commento delle immagini, vi ricordo realizzate qui a Colliano dal nostro Carmine Bosso. 162 partenti qui a Colliano, ancora immagini inoltrate sul percorso di 43 km, siamo in realtà nella prima parte, dopo qui ci sarà un punto ristoro con l'aggancio sull'asfalto, con il giro che poi continuerà per gli altri restanti 20 km, forse perché si presenteranno un po' più aspri probabilmente, anche se in realtà tutto il percorso ha offerto, come già detto, spunti interessanti, è una zona questa molto apprezzata da chi svolge questo sport, il mountain bike, e tra l'altro si può godere sempre di una fortissima ospitalità, ecco, devo dire che in queste zone, in questi luoghi della Campania è molto forte il sentimento di cordialità e di ospitalità, lo viviamo noi con le moto d'enduro ma anche con le mountain bike, e devo dire che l'atmosfera di accoglienza è sempre ugualmente forte e calorosa. E come detto, noi abbiamo seguito quest'anno anche la Gran Fondo di Montevergine, la terza edizione organizzata dallo staff di Linea Bici, e quindi a conferma del fatto che siamo disponibili per le successive eventuali coperture televisive delle manifestazioni. Quindi vi ricordo ancora una volta, basterà contattarci attraverso il nostro sito internet starbikes.it, mettersi insomma in contatto con noi e provare a vedere se ci sono i presupposti per seguire poi le manifestazioni sportive dedicate
non solo alle mountain bike ma anche alle altre discipline. E l'esempio è qui oggi appunto a Cogliano con la seconda gran fondo di mountain bike dei Monti Eremita e Marzano. Per questo voglio anche ringraziare Rocchino Palcera e tutto lo staff di ASD Ciclistica Oliveto Citra, un gruppo di lavoro molto forte, devo dire molto coeso, che ha preparato questa giornata nel migliore dei modi, con le segnalazioni tutte corrette e con la solita accoglienza e la cordialità ricevuta da tutti i partecipanti. E devo dire che poi siamo stati tutti ripagati con questa giornata fantastica. Anche il meteo non ha voluto poi inficiare più di tanto, concedendoci questa tregua, avendo vissuto anche nei giorni precedenti in Campania, insomma, momenti critici proprio dovuti alle condizioni meteorologiche. Però fortunatamente siamo arrivati a questa domenica e si vede anche questa bellissima immagine qui che si affaccia su Cogliano e sulla valle, con di fronte abbiamo, come detto, Oliveto Citra, questo scenario fantastico di questo percorso. Allora, vediamo una delle due partecipanti in questa situazione, con la vittoria che andrà in realtà Monica Visco nella categoria donne amatori. Sentiremo poi dopo le impressioni delle partecipanti. Qui invece abbiamo una sequenza dedicata a Luigi Ferritto, che come detto è stato il vero mattatore di questa ma in realtà anche delle altre prove che si sono svolte qui in Campania. Questo qui è il settimo successo di Luigi Ferritto qui a Cogliano. Vedete la pedalata decisa, forte, qui è una pendenza molto elevata, le immagini a volte rendono e a volte no le condizioni del percorso, ma da come insomma si vede il movimento di Luigi Ferritto si riesce ad apprezzare insomma la pendenza e anche la fatica e il lavoro svolto sui pedali in questo tratto di percorso. Siamo quasi a tre quarti dei 43 chilometri disegnati e previsti da ASD Ciclistica Oliveto Citra per questa sua seconda manifestazione sui Monti Eremita e Marzano, che come detto ha visto la partecipazione di 162 partenti, quindi un numero in crescita rispetto alla edizione dell'anno scorso qui a Cogliano, segno insomma tangibile che è stato apprezzato il lavoro fatto l'anno scorso. Poi in questi casi funziona sempre molto anche il passaparole tra corridori, ci si scambia esperienze e magari si è consigliati di partecipare a questa manifestazione, bene hanno fatto chi è arrivato qui a Cogliano. Dicevamo della prestazione di Luigi Ferritto, che poi sentiremo al microfono insieme a tutti i vincitori, quindi vi consiglio di seguire questa clip e di gustare queste immagini, perché poi andremo a vedere e a sentire tutti i vincitori di categoria. Luigi Ferritto, il migliore quest'oggi qui a Cogliano, ha fissato il tempo sulle 2 ore 09 minuti e 22 secondi, quindi torna a vincere in Campania come detto, con 5 minuti e 59 secondi di vantaggio su Pasquale Di Lorenzo e a più di 11 minuti su Gabriele Nigro. Quindi sicuramente una netta affermazione è quella di Luigi Ferritto, che come dirà lui stesso poi ha trascorsi di enduro, e tra l'altro proprio in queste zone nasce la sua esperienza e la sua attività fuoristradistica. Siamo su un altro bel passaggio che personalmente è molto gradito proprio per la morfologia del percorso, queste curve a ridosso insomma del costone che poi si affacciava come vedete su questo bellissimo panorama, che sono state molto tecniche, tutte in discesa. Qui si poteva sfruttare insomma un po' con la velocità, è stato un tratto molto guidato, molto intenso, ci siamo molto divertiti a raccogliere le immagini in questo punto del percorso. Vi ricordo 43 chilometri in totale per questa seconda gran fondo di Cogliano, molto apprezzata qui sui Monti Eremita e Marzano, con corridori che poi sono arrivati anche la domenica precedente e quella successiva, e noi commentiamo ovviamente a distanza di questa giornata. Quindi come dicevo, appassionati che tornano poi a ricalcare questo percorso, tanto è piaciuto proprio durante la manifestazione. Vi ricordo che tutti i risultati, le classifiche sono su mtbonline.it. abbiamo poi ovviamente una versione televisiva di questa manifestazione, anche più ridotta di 5 minuti, ma ovviamente vi consiglio di gustare l'approfondimento che stiamo facendo noi in questo momento con le immagini che arrivano proprio da questo scenario fantastico di Cogliano. Devo veramente ringraziare l'ospitalità
eccelsa della SD ciclistica Oliveto Citra, ma anche delle autorità locali, con il sindaco Adriano Goffredo, che è stato molto gentile e disponibile con noi di Starbikers durante questa giornata. Su mtbonline.it ci sono poi anche i successivi appuntamenti di questa stagione 2017, che si è proposta molto intensa. C'è un calendario molto fitto, molto ricco di appuntamenti, a Palma Campania per esempio, c'è poi Santa Maria del Castello, Palomonte a Salerno, ma sarà ricco anche lo scenario nelle altre regioni, per esempio a Rio Nero in Vulture, in provincia di Potenza, con un'altra maraton del Vulture. Fasi insomma finali di questa seconda edizione, Gran Fondo Mountain Bike Monti Eremita e Marzano, con Carbi del Mosso che ci regala qualche chicca del paesaggio e anche dei passaggi dei 162 corridori. Produzione televisiva, copertura televisiva, vi ricordo, è resa possibile anche grazie a questi main sponsor, Bike Sport Cicli di Contursi Terme, con il sito bikesportweb.it, e a Mavin Bike Shop, che trovate a Napoli. Tutte le notizie sono sulla pagina Facebook Mavin Bike Shop. Vedete com'è aspra la salita in questo momento. Ovviamente abbiamo dato molto, o meglio, hanno dato molto questi corridori in questa manifestazione. È arrivata poi anche una temperatura insomma importante, si è partiti col fresco del mattino, salvo poi insomma gustare di temperature più elevate durante la mattinata, che ovviamente hanno reso poi un po' più complicato il percorso da svolgere. Infatti, come si vede in questo frangente, insomma, su questa salita in cui abbiamo visto prima Luigi Ferritto in realtà avanzare senza grossi problemi, abbiamo visto che insomma arrivare poi nella fase finale, quando si è dato tutto, tanto sui pedali, ci sta che qualche passaggio lo si effettua magari da terra, per provare insomma a riposare e a recuperare quanto più possibile fiato, non avendo poi magari tante velleità di classifica. Ovviamente chi può, l'obiettivo magari degli amatori, ma anche chi non ha grosse ambizioni di classifica, l'obiettivo è sempre di portare al termine queste prove con se stessi, che è poi la cosa insomma forse più importante, da chi svolge l'attività non propriamente agonistica, ma che si arrampica sui percorsi semplicemente per il gusto di stare insieme a tanti amici, ma anche quello di affrontare e sfidare le proprie capacità in bicicletta. Questo sicuramente deve essere, dovrebbe essere la caratteristica comune per tutti quelli che intraprendono questa attività fantastica della mountain bike. Siamo, come detto, quasi in conclusione di questo percorso, i 43 chilometri della seconda Gran Fondo Monti Eremita e Marzano. Siamo a Colliano, in provincia di Salerno, in questo scampolo di estate che ci ha riservato qualche brutto momento con il maltempo, ma che, come si vede da queste immagini, poi ci ha anche consentito di svolgere per esempio questa manifestazione nel migliore dei modi, grazie ancora una volta a ASD Ciclistica di Oliveto Citra, al comune di Colliano e a tutte le persone che hanno comunque collaborato alla riuscita di questa manifestazione, che devo dire poi è stata veramente perfetta. Vi ricordo che noi siamo disponibili come Star Bikers a coprire televisivamente anche le altre manifestazioni che intendano insomma essere seguite da noi, e parlo di tutti i promoter, mi rivolgo a tutti i promoter e agli organizzatori che vogliono avere le immagini di Star Bikers sulle loro manifestazioni. Basterà andare su starbikers.it, seguire anche il servizio di sintesi, come detto, di questa giornata qui a Colliano, e mettersi in contatto con noi per provare ad avere le telecamere alle loro manifestazioni. Allora, adesso andiamo a sentire tutti i protagonisti, iniziando proprio da Luigi Ferritto, tutti i vincitori di categoria, accompagnati anche dalle immagini che il nostro Carmine, l'amico Carmine, ha svolto sulla sua bici con la GoPro. Quindi gustatevi questo momento e andiamo a sentire tutti i vincitori di categoria di questa seconda Gran Fondo Mountain Bike di Monti Eremita e Marzano. Un ritorno alla vittoria in Campania dopo varie assenze, perché ho corso fuori regione. Fa sempre piacere correre qui in Campania, soprattutto qui
nella zona dell'Oliveto Citra, perché io, avendo un passato enduristico, ho fatto varie gare qua e quindi sono legato a questo posto e ho tanti amici, quindi mi sono venuto volentieri. Una bella gara fatta da un primo tratto molto duro in salita, che effettivamente parlavamo a meno del 17-18% di pendenza. Poi ad seguire una bellissima discesa molto tecnica, pericolosa, però è stata una bella esperienza. Sì, è un bel percorso molto vario, c'è la distanza, ci sono discese tecniche, salite lunghe da affrontare, diciamo, poi il falso piano. La chicca finale è l'ultima discesa, tecnicissima, dove ho pure forato, fra l'altro, prima di affrontarla. Ho riuscito a riparare, sono ripartito e fortunatamente sono riuscito ad arrivare all'arrivo. È abbastanza bene, un po' duretta la discesa finale, era molto, molto sconnessa. Sei comunque soddisfatto della tua prestazione o pensi che c'era qualcosa che potevi dare in più? No, sono soddisfatto, più di questo non potevo fare. Tutto bene, bella gara veramente, tecnica e veramente molto bello, diciamo, anche dal punto di vista del percorso, salite, discese. Sono soddisfatto della prestazione comunque, perché sono riuscito a ottenere, diciamo, il mio quello che volevo. In salita ho un po' faticato, in discesa ho recuperato qualche cosa, è stato difficile comunque. Ti è piaciuto comunque questo percorso? Bello, bellissimo, bello. No, bella gara, effettivamente organizzata bene, segnalata bene, l'ho fatta anche l'anno scorso e mi sono divertito, sono stato intorno alla decima, undicesima posizione fino al 35esimo, 34esimo chilometro, poi sono uscito ad allungare, eravamo un gruppetto di 7-8, in 7-8 e mi è andata bene, sono riuscito a difendermi bene e a chiudere in quarta posizione. No, diciamo che è andata molto bene, per i tre quarti di gara siamo stati nelle prime 5 posizioni, 4-5 posizioni, poi alla fine nell'ultima discesa abbiamo perso un po' per... Non abbiamo voluto rischiare più di tanto, quindi abbiamo salvaguardato soprattutto la pelle e poi la prestazione, poi il risultato finale. Comunque nel complesso un'ottima gara. Stupendo, sono stato 2 settimane fa a provare il percorso, non l'avevo fatto l'anno scorso, era secco, invece adesso era bellissimo, mi è piaciuto molto, tecnico perché è giusto che sia così, completo, proprio polivalente. Bella tecnica e abbastanza duretta, molto sotto bosco. È andata abbastanza bene, una piccola caduta è stata, non ci possiamo lamentare. Il tratto che... No, voglio ringraziare gli organizzatori, complimenti fatti a loro per l'organizzazione, per la segnaletica, molto, molto... È durata precisa. Sì, precisa e molto brava. Questo è il secondo anno, la conoscevo già, anzi devo dire che ero pronto già per la discesa finale, quindi ci sono arrivato non molto stanco e praticamente l'ho aggredita, non l'ho subita e sono arrivato giù, diciamo che stavo ancora bene, anzi ho recuperato pure qualche posizione al finale. Dura al punto giusto, conoscevo il percorso e quest'anno decisamente meglio, diciamo, anche per la temperatura più bassa. L'ultima pietraia personalmente avrei anche preferito farla in moto, perché il primo amore è quello. So che anche la trasmissione si occupa prevalentemente di moto fuoristrada e mi fa piacere che abbiate aggiunto questa rubrica che sicuramente darà soddisfazione. Sì, abbastanza impegnativa, soprattutto perché era da molto tempo che non partecipavo a gare MTB. Però è andata bene. Ti è divertito? Sì, tanto. In discesa soprattutto. Monica, a te che te ne passa di questo percorso? Bello, bello il percorso, bello segnalato bene. Certo, la stanchezza a fine stagione si fa sentire comunque, però tutto sommato andrà bene, bella gara. Se proprio volessimo, diciamo, indicare un punto che più vi ha fatto arrabbiare, partiamo da lì. Che più mi ha fatto arrabbiare? Salita. In un punto in cui forse avrei potuto usare di più, invece sono scesa, però ci sta, ci può stare. L'ultima discesa, perché giustamente forse essendo femminucce abbiamo un po' più paura, non ci buttiamo, quindi diventa un pochino tutto un po' più problematico, ecco. Ma però va bene così, va benissimo così. Complimenti. Grazie. Sì, tranne gli ultimi 4 chilometri un po' difficili, perché anche perché la stanchezza si fa sentire, quindi
questo. Beh, bello, insomma, essere insieme agli amici, divertirsi, no? Infatti questo è lo spirito, deve essere quello dell'amicizia. Infatti noi, ma faccio un po' di pubblicità, il 15 ottobre abbiamo la manifestazione, il 23 pellegrinaggio a Visciano. Vediamolo Carmine, vediamo. Ci stai invitando? Sì, è certo. È il 23° anno che si fa questo pellegrinaggio. L'anno scorso abbiamo avuto quasi 8.000 persone. Complimenti. Grazie. Diciamo che rispetto all'anno scorso i numeri sono cresciuti, quindi significa che l'anno scorso abbiamo lavorato bene, il percorso è piaciuto, i numeri sono quasi raddoppiati, stamattina ci stavano 160 partenti, quindi siamo più che contenti. Ma la cosa più che ci fa andare avanti in questo grande impegno, perché proprio per portare avanti una gara del genere ci vuole tanto impegno, e sono i complimenti che ci fanno i ragazzi anno per anno che vengono per la prima volta qui e vedono il percorso e rimangono meravigliati. Ma addirittura qualcuno, ho sentito, che è venuto anche la settimana scorsa per provare il percorso, quindi c'è veramente un interesse a far bene a questa gara, insomma, che poi amatori, professionisti, però quando poi si comincia a pedalare un po' tutti vogliono raggiungere il risultato. A dire la verità vengono anche dopo la gara. L'anno scorso dopo la gara ci chiamavano le settimane successive e si venivano a fare un giro sopra sul percorso, proprio perché era piaciuto tantissimo. Allora, noi abbiamo più o meno visto un po' tutte le aziende che hanno accompagnato questa seconda Gran Fondo. Immagino tu però voglia ringraziare magari in particolar modo qualcuno, qualche azienda, qualche organizzazione. Diciamo che abbiamo gli sponsor principali che ci seguono per l'intera attività annuale, poi ci sono stati tutti gli sponsor che hanno seguito prettamente la gara, però io il numero è tanto, sono tanti sponsor, quindi ringrazio tutti e ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione tutta la struttura, la piazza e tutti i ragazzi che mi hanno dato una mano sul percorso oggi e i ragazzi che mi hanno dato una mano a prepararlo. Complimenti Rocchino, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie, vabbè. Grazie. All'anno prossimo, il periodo sarà sempre lo stesso, tra la prima e la seconda settimana di settembre.